vorrei finire il ragionamento. Abbiamo detto che c'è un sistema mafioso che c'ha sul libro paga la burocrazia, arriviamo anche alla politica, arrivo anche alle responsabilità del PD, e poi c'è un sistema imprenditoriale che ricorda quelli che durante il terremoto dell'Aquila dicevano quando ci ricapita un altro evento del genere, e che dicono per noi gli emigrati rom sono meglio della droga. Dopodiché c'è un gigantesco cinismo, Vampelli, di Alemanno, perché poi è lo stesso che va a izzare le proteste a Tor Sapienza dopo che i suoi fanno business proprio su questa cosa. La domanda non c'è Alemanno, la domanda è, ma la domanda è, giustamente, la domanda se vuole parlare con Alemanno gli telefoni, se faccia dare dal conduttore il numero di telefono, ci mandi per telefono. E la sua ultima la intervista, quella al foglio di oggi, Alemanno ha spiegato. Ma i giornalisti hanno sollevato il caso. Lo ha fatto l'Espresso, lo ha fatto Ce lo ricordava Lillo. Ma dico, e questo lo chiedo anche ad Emiliano in relazione alle responsabilità del PD, ma se tu vedi i campi rom che sono una fogna, e se vedi che nel bilancio del comune ci stanno una quantità ingente di risorse, se tu politico non aspetti che arrivi il magistrato e non lo vedi, sei un incapace. Ma se ogni volta che si parla dei campi nomadi voi gridavate al pericolo razzista, ma dove stai il giornalista? Che noi siamo 10 anni che stiamo dicendo, ma che cosa sta dicendo? Che c'è il business intorno alla gestione dell'accoglienza, ci posso dire sociale, devo bloccare perché non possiamo andare avanti. Abbiamo fatto interrogazioni parlamentari, questo braccio di ferro dall'altra parte. Scusate, ma scopriamo soltanto oggi che quello che abbiamo denunciato è vero, è clamorosamente vero. Ancora mi piace, no, una moratoria abbiamo fatto, perché sennò c'è Bagnai che non ha parlato, sono 40 minuti che siamo in onda. Io ho sollevato una questione. No, ma tu hai fatto benissimo, e Rampelli ha risolto. No, però non possiamo continuare se nel bilancio ci stanno una quantità di soldi i rom vivono in una condizione di fogna, i rom, voi invece di andare a izzare le periferie a Tor Sapienza dovreste vedere che c'è qualcosa che non c'è nessuno che sa niente. Allora adesso vi blocco, scusate, devo sentire con tutta la destra, non mi volete fare di che cosa stai parlando. Tor Sapienza c'era tutta la destra, il comitato di quartiere era di c'era tutta la destra romana, c'era Alemanno, c'era il suo compagno di partito, se non ci fossi stato il compagno di partito, sei parlamentare, ma perché non sei presente a Tor Sapienza, c'era anche lei, tutta la destra, allora e non ha letto i bilanci, lei Rampelli non ha letto i bilanci, se dobbiamo continuare, te lo prego a tutti e due, continuiamo. Chi se è il cialtrone? Qui non è gli insulti. Gli insulti personali no, io lo dico comunque in maniera generalizzata. Lui non questo non è un programma da insulti. Scusatemi, voglio andare avanti.